trasporti nel centro della comunità di Montecilfone. Vedo la sala abbastanza piena e quindi mi fa piacere, ci fa piacere a tutti noi. Non è la conferenza stampa di Sanremo, quindi occhio ai fiori, ce li ha offerti Don Franco. Allora, innanzitutto appunto la sala è abbastanza piena, quindi significa che stiamo facendo un buon lavoro, questa è la strada giusta da seguire. Il comitato ha fatto a ottobre un altro incontro dove c'erano veramente pochissime persone, purtroppo, quindi ci inorgoglisce questa sala. Parlo brevemente un attimo degli ospiti. Allora, ovviamente l'incontro si verrà programmato in questo modo. Riccardo Vaccaro, il presidente del Comitato Ediscoli del Sinarca, farà insomma un'introduzione generale per quanto riguarda il gasdotto, il bosco di Corundoli e insomma un po' il centro di stoccaggio. Poi ci sarà Eric Ferrante, che insomma conoscete abbastanza bene, parlerà di alcune peculiarità del bosco Corundoli, fra l'altro è molto più esperto di tutti noi, quindi fa piacere averlo qui con noi, fra l'altro fa anche parte del comitato, del nostro comitato. Poi mi fa piacere che interverranno i nostri due punti di riferimento per quanto riguarda la questione ambientale, Augusto De Santis del coordinamento NOAB del GAS, grazie Augusto di essere qui con noi, e Marcella Stumpo del comitato Trivelle Zero Molise. Comunicazione di servizio, siamo in diretta Facebook con Termoli Wild, ringrazio Ezio Varrassi e Enrico Mascilongo, ringrazio le rappresentanze dei comuni interessati. Purtroppo per motivi personali e di lavoro il consigliere regionale della Lega Ida Romagnuolo e l'onorevole Giuseppino Occhionero di Liberi Uguali si scusano per la mancata presenza, ma sostengono comunque la nostra battaglia e cercheranno di darci in qualunque modo una mano. Poi, come avete visto, ci sono Carmelina e Milly De Angelis che raccoglieranno le firme per chi non ha ancora firmato la nostra petizione. E ribadisco che essendo un incontro pubblico chiunque può fare domande, chiunque può fare interventi, l'unica cosa che per questioni logistiche dovrebbe venire qui, oppure raccoglierò io insomma un po' le domande e le faremo ai nostri ospiti. Grazie mille, buon ascolto. Grazie Eliano, buonasera a tutti. Chi non ci conosce probabilmente si è domandato chi sono i Discoli del Sinarca. I Discoli del Sinarca sono dei ragazzi che, una volta scoperta l'esistenza del progetto che prevede la realizzazione del gasdotto Larino Chieti, si sono sentiti in dovere di difendere il territorio in cui vivono, una terra meravigliosa costantemente sotto attacco. Uno dei nostri obiettivi è quello di promuovere un dibattito serio e costruttivo. L'incontro di questa sera ha lo scopo di illustrare le problematiche connesse alla realizzazione del gasdotto Larino Chieti e del centro di stoccaggio Sinarca, opere inutili e dannose per l'ambiente. Non ci stancheremo mai di ripeterlo. Molti di voi sapranno che il gasdotto in questione attraverserà il territorio del comune di Montecilfone. Il Consiglio Comunale del Centro Basso Morisano, dopo aver espresso parere favorevole nel 2017 senza battere ciglio, con una decisione a dir poco discutibile, ha concesso a Gasdotti Italia, la società che realizzerà l'opera, la servitù di passaggio nel bosco Corundoli, uno dei siti naturali più importanti della nostra regione, mai realmente valorizzato e già deturpato dal passaggio di un altro gasdotto per la ridicola somma di 70.000 euro.
prontamente abbiamo inoltrato al sindaco Franco Pallotta la richiesta di revoca in autotutela della delibera numero 23 del 1 dicembre 2018. Gli altri comuni molisani interessati dall'opera sono Larino, Guglionesi, Palata, Montenero di Bisaccia, Tavenna e Mafalda. Tutti questi comuni, così come quello di Montecilfone, hanno espresso parere favorevole nonostante la stragrande maggioranza della popolazione non fosse minimamente a conoscenza dell'esistenza di questo progetto. Per tale ragione, sin dall'inizio abbiamo denunciato il mancato coinvolgimento dei cittadini in una decisione così importante. Il gasdotto Larino-Chieti in realtà è solo un tassello di un progetto organico che mira a trasformare il nostro paese in una piattaforma logistica per il trasporto del gas in Nord Europa. Si tratta di un progetto scellerato che prevede la realizzazione di nuovi gasdotti e centri di stoccaggio, tra cui quello che dovrebbe sorgere in zona Sinarca, nonostante il consumo del gas sia in costante diminuzione, come dimostrano gli ultimi dati diffusi dal Ministero dello Sviluppo Economico, e i cambiamenti climatici, i cui effetti, secondo gli esperti, saranno irreversibili tra poco più di un decennio, ci impongano di abbandonare le fonti fossili. Il metano è un gas clima alterante, la sua pericolosità è stata sottovalutata per diverso tempo. Alcuni studi hanno dimostrato che a parità di emissioni è 84 volte più potente dell'anidride carbonica. I cittadini molisani e abruzzesi non solo non utilizzeranno un solo metro cubo di gas che sarà trasportato dal nuovo impianto, ma saranno costretti a sopportare tutti i rischi e i costi. Per chi non lo sapesse, queste opere, una volta inserite nella rete nazionale dei gasdotti, vengono caricate direttamente sulla bolletta. Insomma, oltre al danno, la beffa. Tuttavia, le maggiori criticità riguardano l'elevato rischio sismico e idrogeologico che caratterizzano il nostro territorio. Vi racconto brevemente cosa è accaduto nel 2015 a Pineto, in provincia di Teramo, dove una frana ha causato l'esplosione di un tratto del gasdotto Ravenna-Chieti. 21 dipendenti di SNAM sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di disastro colposo. Secondo la procura di Teramo, SNAM non avrebbe eseguito nel corso degli anni adeguati interventi di manutenzione. Inoltre, diversi comuni del Basso Molise, tra cui Montecilfone, ad agosto dello scorso anno sono stati interessati da diversi eventi sismici. In tale occasione l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha accertato la formazione di una nuova faglia localizzata proprio tra i comuni di Montecilfone e Guglionesi. È del tutto evidente l'inopportunità di realizzare siffatte opere in un territorio così fragile. Purtroppo il Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso 25 giugno ha autorizzato il gasdotto Larino-Chieti nonostante il relativo progetto non sia stato sottoposto né a valutazione ambientale strategica né a valutazione di incidenza ambientale. Sono alcuni dei motivi che hanno spinto diverse associazioni e comitati di Abruzzo e Molise a presentare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Passo la parola a Marcella Stumpo di Trivelle Zero Molise. Buonasera, grazie agli organizzatori per questo invito. Mi fa molto piacere vedere questa sala quasi piena, è una cosa che non succede spesso, non solo quando si va nei paesi più piccoli, ma anche a Termoli. Questo vuol dire che c'è comunque interesse, c'è desiderio di partecipare. Noi come rete di Trivelle Zero Molise abbiamo cominciato a muoverci quando ci sono stati i primi attacchi per l'installazione di trivelle in mare e in terra.
ci siamo occupati soprattutto del progetto Santa Croce, che è quello più grande che riguarda il Molise e che occupa praticamente il 70% della superficie del Molise. Praticamente la città di Campobasso, per dirne una, è completamente inglobata in questo permesso di ricerca. Attualmente il Molise ha 6 permessi di ricerca su terra e 3 in mare, che sono in via di, diciamo, sono in iter di approvazione. Il discorso del no alle trivelle e del no adesso al gasdotto è però un discorso molto ampio, nel quale si ritrovano tutta una serie di associazioni. Per esempio, io rappresento qui la Fondazione Milani di Termoli, che è partita occupandosi soprattutto del problema del registro tumore e del rapporto salute-ambiente. Perché quello che noi dobbiamo capire quando ci occupiamo di questi problemi è che non è soltanto quello che viene a toccare direttamente il nostro territorio. Voi siete qui giustamente perché vogliono distruggere quello che è un posto bellissimo. Io ci sono stata anni fa ed è sicuramente una delle attrattive principali del paese ed è un bene comune. Allora, quando si comincia a occuparsi, a voler sapere qualcosa di questi fenomeni, nel senso appunto viene avanzata una richiesta di sfruttamento di un bene comune, ci si comincia poi a rendere conto, leggendo le carte, partecipando agli incontri, che questo bene comune è collegato con gli altri beni comuni, è collegato con l'acqua, è collegato con il modello di sviluppo che si vuole portare in un posto, è collegato adesso con il grande tema dei cambiamenti climatici. Augusto ed Eric poi ve ne parleranno in maniera più tecnica, a me tocca, diciamo, più l'appello al coinvolgimento. Noi nelle nostre lotte, che durano da ormai da tantissimi anni nella zona del Basso Molise, abbiamo imparato una cosa, che girare la testa e fare finta che questa cosa in fondo non ci riguardi, perché tutto sommato non vengono a toccare casa nostra, intesa proprio come pareti, non vengono a toccare magari il posto di lavoro, è un atteggiamento assolutamente suicida e che danneggia quelli che vivono intorno a noi. È una forma di egoismo pericolosissima che non ci possiamo più permettere. Noi domenica a Termoli abbiamo ospitato un'assemblea interregionale a cui partecipavano 6 regioni, c'erano i bravissimi ragazzi dei Discoli del Sinarca che, insomma, essendo giovani ed essendo pieni di entusiasmo, sono un grosso aiuto anche per noi che, insomma, cominciamo a volte a sentire la stanchezza di questo doverti parare su 10.000 fronti. In questa assemblea abbiamo parlato delle situazioni che vanno dalla Lombardia fino al Salento, perché noi stiamo discutendo di un modo di intendere la terra e il futuro dei nostri figli. Stasera non discutiamo solo del Bosco di Corundoli, anche se quello che vedrete adesso nelle slide di Eric e che voi poi conoscete benissimo, o semplicemente dei dati del gas e del percorso che vi farà vedere Augusto, o ancora nemmeno solo dello stoccaggio del Sinarca che mette a rischio la nostra vita per tutte le cose che ha accennato Riccardo, che poi vedrete in maniera più dettagliata. Stiamo discutendo dei 12 anni che ci restano per evitare di finire male, insomma, perché gli scienziati hanno ammesso che i rivolgimenti climatici sono 10 volte più veloci di quello che ci si aspettava. Si parla ormai negli studi dell'IPCC di 12 anni e lo hanno capito benissimo i nostri ragazzi. Gli studenti sono in lotta in tutta Europa, portando in piazza 10-15.000 persone e adesso anche in Italia, con lo sciopero del clima, il Friday for Climate. Ogni venerdì loro lasciano le lezioni e vanno a manifestare civilmente per dire: non avete il diritto di decidere per noi. Il 15 marzo ci sarà una giornata di lotta in tutta Italia. Allora, la distruzione del bosco per il gasdotto non è altro che un altro piccolo tassello che sottrae tempo a questi 12 anni, perché la scelta di una civiltà basata sulle energie rinnovabili, che rinneghi i fossili, che rinneghi la follia della crescita infinita che solo un pazzo può avere concepito in un pianeta dalle risorse finite come il nostro, è oramai qualcosa che noi dobbiamo rifiutare, non soltanto perché ci vengono a toccare
il nostro pezzetto di paradiso come può essere il bosco, o perché magari leggiamo che vivere galleggiando su stoccaggi gas come fanno a San Benedetto forse non fa tanto bene alla salute, ma perché è ora che ognuno di noi si faccia carico del peso che deve portare, condividendo la responsabilità del pianeta con tutti gli altri, non solo per i propri figli, perché c'è stato un terremoto o perché ha perso la casa, ma perché, come ci ha ricordato Papa Francesco in quell'enciclica che è, secondo me, il più bell'atto di accusa, al di là di essere credenti o non credenti, su questo modo assurdo di vivere, la terra sta per finire male per il nostro egoismo, perché noi dobbiamo fare soldi. Io vorrei solo ricordarvi, molti di voi le avranno sentite, le parole di quella studentessa svedese di 16 anni che ha parlato nel forum sull'ambiente e ha detto cose che veramente lasciavano esterrefatti per la maturità, la serietà, la capacità, non ultimo l'inglese perfetto in cui si esprimeva. Allora, se i nostri figli lo hanno capito, noi non possiamo fare finta di non aver capito. Qualunque sia la nostra età, noi ci portiamo la responsabilità di una battaglia. E noi rimaniamo convinti, come lo eravamo nel 95, quando abbiamo cominciato a lottare per sapere qualcosa sulle industrie chimiche, che l'unica battaglia persa è quella che non si è combattuta. E quindi io vi invito veramente da oggi ad essere... a voler sapere e a voler non permettere più che si decida senza informarvi, che è la cosa più schifosa di tutti, di tutte, e che non si decida più sulla vostra testa, del futuro vostro, dei vostri figli e di quelle prossime 7 generazioni alle quali i saggi nativi americani dicevano che bisognava pensare quando si poggiava il piede sulla terra. Grazie. Coordinamento No Hub del Gas Abruzzo, faccio parte del movimento dell'acqua per l'acqua pubblica e mi occupo da tanti anni di materia ambientale e proprio a Termoli qualche giorno fa, lo voglio dire subito, ci siamo visti con tanti comitati in giro per l'Italia per lanciare una campagna per il clima fuori dal fossile e poi ne parliamo un attimo perché crediamo che ormai la questione climatica sia un'urgenza totale, perché voglio ricordare, e lo dico subito, che non noi, ma qualche mese fa il presidente dell'Associazione dei Meteorologi Mondiali ha detto: guardate, stiamo per mettere il pianeta in una condizione tale da non essere vivibile per le future generazioni. Cioè, lo ha detto in maniera così chiara che credo che sia un allarme, diciamo, perché non abbiamo un pianeta B dove possiamo stare. Comunque noi veniamo da una manifestazione molto grande di qualche mese fa, ormai quasi un anno fa, aprile a Sulmona, con più di 10.000 persone in piazza per contrastare il gasdotto Sulmona-Foligno, che come vedrete in realtà c'entra qualcosa anche con questo territorio. Un grande gasdotto di Snam e ha visto una grandissima manifestazione parziale, che Sulmona ha 35.000 abitanti, e come costruiamo queste mobilitazioni, come diceva Marcella, con la partecipazione. Noi facciamo assemblee come quella di questa sera, questa è un'assemblea in una chiesa, un'altra struttura che noi lavoriamo molto con il mondo della chiesa, sul Meaodotto, 300 persone che decidono di fare la manifestazione appunto, e l'abbiamo fatta e abbiamo portato tante persone in piazza. Andiamo nel clou della serata, diciamo così, e di cosa stiamo parlando. Questo è il tracciato io sono abruzzese, sono di Pescara, è il tracciato del gasdotto Chieti-Larino, e come vedete attraversa tutte le aree della fascia collinare, Lanciano, Cupello, quelle zone lì, e arriva appunto a Larino passando per Monte Cifone. Le caratteristiche generali del gasdotto è un gasdotto
di medio-grandi dimensioni, perché sono quasi 114 km di lunghezza, 26 comuni interessati, quindi non pochi, 8 siti di interesse comunitario per la fauna e la flora, che vengono interessati direttamente o indirettamente, e stiamo parlando di siti a livello internazionale, importanti a livello internazionale, che vengono intersecati da questo, da questa opera lineare, 60 cm di diametro, e dovrebbe funzionare a 75 bar di pressione. Quella foto sotto vi un po' racconta quello che dovrebbe accadere purtroppo sul nostro territorio se dovesse andare avanti questo progetto, e cioè quando si deve, ovviamente per posare il gasdotto, vanno fatte delle piste di cantiere a destra e a sinistra del solco centrale, diciamo così, perché poi lo vedremo, deve essere posato dentro il solco centrale. Poi il terreno viene ovviamente riportato sopra, e c'è una servitù di passaggio che deve essere rispettata, perché sopra, per esempio, non si possono realizzare nuove piantagioni arboree, per esempio, si possono fare solo coltivazioni tipo erbacee. Per esempio, questo fatto sugli oliveti di questa fascia, che sono importantissimi, e anche sui vigneti di questa fascia, a nostro avviso, io conosco bene il tracciato, per esempio a Scerni ci sono dei vigneti meravigliosi che verranno interrotti, perché ovviamente dove passa un gasdotto deve essere spiantato tutto, ovviamente, e anche nel bosco ci sarà una fascia di taglio lento, diciamo così. In realtà, se uno va a vedere perché quel tracciato, uno si chiede perché ci sono delle fabbriche, perché bisogna passare lì, perché serve questo gasdotto. In realtà abbiamo sovraimposto il gasdotto sulle concessioni, sui titoli minerari per l'estrazione di gas, che alcuni già sono stati concessi in rosso ai petrolieri, in verde le aree di ricerca di idrocarburi, in blu invece lo stoccaggio già esistente del Treste, questa è una concessione di stoccaggio, uno dei più grandi stoccaggi italiani, poi sopra abbiamo un progetto che è lo stoccaggio San Martino sulla Marucina e il Sinacca, per cui guarda caso va in mezzo a tutti i titoli dei petrolieri e guarda caso vicino agli stoccaggi. Il tracciato peraltro lo dice anche chiaramente, qualcuno ha messo in giro la voce ma non c'entrano niente le due opere, stoccaggio Sinarca e gasdotto Italia. Faccio vedere questa mappa della gasdotto Italia, c'è scritto sopra, e lì non si legge molto bene, però è la connessione all'eventuale stoccaggio Sinarca, lo dicono loro stessi, più di così credo che. Poi ci sarà un'altra slide che lo dice anche in maniera più diretta. Non è l'unico gasdotto che vogliono realizzare in queste aree. In realtà esiste adesso in valutazione, mentre il gasdotto Larino Chieti è stato autorizzato il 25 giugno 2018 dopo un lungo iter a cui noi abbiamo partecipato, forse lo dico adesso, forse lo dico dopo sull'aspetto del gas, lo dico anche, lo dico, torno indietro. Noi gli abbiamo chiesto perché serve questo gasdotto. C'è stata un'inchiesta pubblica durante la valutazione di impatto ambientale, noi abbiamo avuto un dialogo con Gasdotto Italia loro gli abbiamo detto: ma scusate, ma i consumi di gas, lo vedrete, in Italia, in Abruzzo e in Molise sono in crollo, quindi perché serve? Loro su questo non potevano rispondere perché i dati quelli sono, e ci hanno detto: no, ci serve per ragionare col picco di richiesta, cioè quindi non con la media, ma ogni tanto le aziende o le case chiedono molto gas, e quindi se tu non, è un ragionamento che ci può stare, perché se tu devi rispondere al picco di richiesta devi avere. E gli abbiamo chiesto: scusate, ma quante volte nel passato siete arrivati oltre il picco, cioè non siete riusciti a dare il gas alle aziende? Mai. E quando ci siete arrivati più vicino? Una volta nel 2012, quando c'era molta neve, e praticamente ci sono arrivati, praticamente mancava ancora un 5%, cioè loro potevano ancora con le infrastrutture esistenti. Quindi pure questo è stato, cioè, se non mi credete c'è il video sul sito della Regione Abruzzo, lo potete controllare. Purtroppo è stato realizzato il 25 giugno 2018,
e c'è un ricorso alla Presidenza della Repubblica di un'associazione che fa parte del nostro coordinamento, il Nuovo Senso Civico di Lanciano, che ha depositato un ricorso che abbiamo curato, diciamo. C'è una, stavo dicendo, un altro gasdotto che in realtà è già esistente, il San Salvo Piccari, che parte dallo stoccaggio Treste, già esistente, però l'hanno presentato in via, in questa in valutazione di impatto ambientale nazionale in questo momento, ma non hanno scritto in maniera chiara quando hanno fatto l'avviso che è un ampliamento, e non è un ampliamento da poco, perché passa da 50 cm di diametro a 65 cm di diametro, da 64 bar di pressione a 75 bar di pressione, e questi sono gli altri dati. Il 30% del suo percorso si distaccherà dal tracciato originario, ci saranno enormi movimenti terra, 1 milione di metri cubi di movimento terra, cioè stiamo parlando di una grossa opera, anche questo per ampliare la capacità di trasporto dal Treste verso Piccari. Questo è lo stoccaggio, si vede poco, è la concessione di stoccaggio Sinarca, che vede fra Montenegro e Bisaccia, Petacciato, Buglionesi, e ovviamente Monte Cilfone, e dove poi, scusate, eccolo qua, lo faccio vedere questa cosa perché quando vedo quelle concessioni di coltivazione belle dritte, cioè cosa c'è sopra non gli interessa, se ci sono comuni, case, città, vanno dritti. Noi ci scontriamo molto spesso fra di noi, cioè nel senso quando ci sono i piani regolatori, le virgole, dove passa un metro, così, invece questi gli danno le concessioni, qualsiasi cosa c'è sopra, gli vanno sopra. Mi sembra, mi ricordano molto i confini di altri paesi dell'Africa o dell'Arabia Saudita, come funziona lo stoccaggio? Lo stoccaggio Sinarca funzionerebbe in questa maniera, in generale tutti gli stoccaggi. C'è un vecchio giacimento depleto, quindi esaurito, quindi non c'è più gas da estrarre o quasi per niente, e allora viene usato, dovrebbe essere usato, iniettando gas in estate quando c'è meno richiesta, quindi, e poi estraendolo di inverno quando c'è maggiore richiesta. Quindi c'è un ciclo di iniezione, un ciclo di estrazione ogni anno. Questo ha comporta tutta una serie di stress, diciamo, nel terreno, insomma, nelle rocce, in particolare nel giacimento, e c'è una centrale di compressione che dovrebbe venire in superficie. Sono 8 pozzi nuovi dovrebbero scavare per implementare questo stoccaggio in profondità. Uno deve immaginare che c'è una caverna, e nella roccia, nei pori della roccia, dove prima c'era il metano, viene rimesso il gas, fino a 400 milioni di metri cubi, quindi è uno stoccaggio medio piccolo, mi viene da dire, rispetto allo stoccaggio Treste a miliardi di metri cubi, quello a Cupello. L'area interessata sarebbe questa, dove ci sono forti dissesti, insomma, dove avrebbe la centrale di compressione, che ovviamente ha anche delle emissioni in atmosfera, ovviamente, perché deve comprimere il gas, quindi c'è un lavoro da svolgere. La rete nazionale gasdotti è questa, intratteggiato quelli che dovrebbero venire, e infatti c'è pure Gasdotti Italia. Gasdotti Italia è l'altro operatore rispetto a Snam. In Italia i gasdotti vengono gestiti da due operatori, Snam, che c'ha quasi tutta la rete nazionale, in rosso, in blu la rete Gasdotti Italia. Gasdotti Italia è un soggetto privato di proprietà di un fondo di investimento internazionale, e questo è il gasdotto Larino Chieti. L'altro gasdotto su cui stiamo lavorando, perché è importante, perché è il Sulmona Foligno, che passa in tutte le aree del cratere, peraltro quello è il doppio del Larino Chieti, sono 120 cm di diametro, e si connette sostanzialmente al TAP che deve arrivare in Puglia. Il gasdotto quindi dall'Azerbaigian sbarca a Melendugno, poi risale a Brindisi, e da Brindisi fa Piccari, capite perché Piccari da San Salvo, quindi deve ripassare qua, perché devono ampliare, ovviamente questa grande capacità, maggiore capacità, serve a far diventare, quello vedremo, l'Italia un hub del gas, che non sarà per l'interesse nazionale, diciamo così, ma per strategie esclusivamente delle società. Ci sono degli possibili incidenti, sì, nei gasdotti, mi fa abbastanza sorridere, io ho fatto le osservazioni al
progetto di San Salvo, del San Salvo Biccari, e loro ammettevano che c'è un tasso di incidentalità, ovviamente, a chilometro per anno, diciamo una probabilità di incidente. E la cosa interessante è come vengono fatte queste statistiche. Chi le fa? Le fa un consorzio di chi gestisce i gasdotti. Cioè loro stessi si fanno le statistiche, cosa abbastanza, e dicono anche le cause. Sarebbe interessante sapere, per esempio, questa di Pineto, non si vede un po' male, quella è la collina, là ci sono le case, quello che si vedeva l'esplosione dall'autostrada, dalla 14, quella di Pineto, con 11 feriti, e là dobbiamo ringraziare, diciamo, il fato che portava il vento in una direzione, diciamo, favorevole, perché se il vento tirava dall'altra direzione. Scusa, pensate a una cosa del genere dentro il bosco Corundo, un'esplosione del genere dentro il bosco Corundo. Decine di persone. Qui, per esempio, sarebbe interessante capire nel consorzio quello degli incidenti se l'hanno associato a una loro cattiva gestione, come dice la procura, oppure un incidente, una fatalità, appunto. Questa è una foto del stoccaggio Trieste, non ne parlo molto, però sarebbe interessante raccontare cosa sta succedendo allo stoccaggio Trieste. Lo stoccaggio Trieste è comunque il più grande stoccaggio italiano, che in parte sta pure un pochino sul territorio di Montenegro di Bisaccia. Fino a pochi giorni fa non aveva il piano di emergenza per la popolazione, una cosa di una gravità unica. Considerate che gli stoccaggi sono classificati, non lo dico io, lo dice la direttiva comunitaria Seveso, come impianti a rischio di incidente rilevante, cioè sono fra gli impianti industriali maggiormente a rischio di incidenti molto gravi. Devono fare quindi tutta una serie, i comuni interessati dovranno cambiare il piano regolatore, per dire, cioè nel senso che si devono imporre una serie di vincoli, si deve fare il piano di emergenza, dovreste fare poi le esercitazioni, almeno teoricamente, lo dice la legge, poi a Cupello non le fanno. E addirittura la prefettura, i piani di emergenza lo devono fare la prefettura di Chieti lo doveva fare dal 2010, l'ha fatto un mese e mezzo fa, solo dopo un nostro esposto alla Procura della Repubblica, c'è un'inchiesta in corso per omissione, adesso vedremo come va avanti, però per farvi capire che ci sono problemi molto consistenti in questi impianti, anche perché lo Stato italiano non è in grado di gestire, purtroppo, lo dico con franchezza. Il sito è diventato un sito inquinato, è un sito con inquinamento da arsenico, c'è il procedimento in capo al comune di Cupello, ma attualmente il sito è inquinato da arsenico e da idrocarburi nei terreni, da arsenico in falda 400 volte i limiti di legge, sono i dati di SNAM peraltro, e anche su questo abbiamo fatto un esposto perché non stavano procedendo con la messa in sicurezza d'emergenza e c'è un'inchiesta della procura di Lasso, un altro filone dell'inchiesta. Un grande impianto, e su questi impianti peraltro SNAM dice anche cose, questa sulla centrale di compressione di Sulmona che dovrebbe costruire, addirittura invece sostengono cose anche la centrale migliora la qualità dell'aria, che sinceramente era la prima volta che l'abbiamo sentito e ci ha fatto abbastanza sorprendere. Poi gli abbiamo replicato con, noi lavoriamo in questa maniera, lavoriamo con i documenti pubblici, noi nostri, quindi non sono nostre considerazioni, questo è il documento dell'ARPA Emilia Romagna, cioè quindi l'agenzia regionale dell'Emilia Romagna sull'ambiente, quindi un ente pubblico, che ci racconta come invece le centrali di compressione, in quel caso di Sulmona, hanno un'emissione importante di particolato secondario che si forma con l'interazione tra gli ossidi d'azoto che emette la centrale con l'aria, e quindi certe volte verrebbe voglia di fare cose di questo genere. Però non c'era uno della SNAM sotto, stavo votando meli per gli orsi. Però torniamo agli incidenti, stavo dicendo che gli stoccaggi sono impianti a rischio di incidente rilevante perché possono dare esplosioni, perché hanno molto gas ovviamente, poi ci sono incidenti che per esempio sul Trieste nel piano di emergenza non hanno neanche considerato, gli abbiamo fatto le osservazioni noi, quella foto un po' strana, e uno stoccaggio in California, quindi un paese avanzato, dove 3 anni fa c'è stato un enorme incidente molto molto grave, perché si è rotto un pozzo, praticamente una valvola del pozzo, è iniziato a uscire metano, non si è neanche incendiato, quindi era anche difficile lavorarci praticamente perché poteva esplodere, cioè chi soccorreva, quindi hanno dovuto fare per bloccare la fuoriuscita un pozzo di soccorso diciamo orizzontale, obliquo,
partendo da centinaia di metri di distanza, nel tempo che ci hanno messo hanno dovuto evacuare le persone nell'area circostante, 14.000 persone per 3 mesi. Cioè, queste cose possono accadere, non è che speriamo che non accadano mai, però è accaduto in un posto come la California. Questione terremoti, perché parliamo di terremoti? Perché le attività antropiche, alcune attività antropiche, fra cui le estrazioni di gas e anche gli stoccaggi, possono comportare terremoti indotti, cioè terremoti causati dall'attività umana. Questa cosa fino a qualche anno fa in Italia non si poteva neanche parlare di questa cosa. In realtà la prima pubblicazione scientifica è su Science nel 1968, quindi dato abbastanza acquisito nella scienza. In realtà, se non ci volete credere, andate sul sito dei geologi del governo degli Stati Uniti, l'USGS, e c'hanno una pagina intera, una porzione del loro sito totalmente dedicata ai terremoti indotti, perché loro con le estrazioni, soprattutto nel Midwest degli Stati Uniti, hanno tantissimi terremoti indotti dalle estrazioni. Però in Spagna recentemente c'è stato un caso, che è questo qui, questo è il presidente del Real Madrid, che è anche un costruttore, che si era lanciato in uno stoccaggio, cioè da 1,5 miliardi di euro, il primo project bond finanziato anche dall'Unione Europea, e hanno iniziato a stoccare gas nel mare, nel Mediterraneo, di fronte alla costa e vicino alla costa. E questa è una slide che non è mia, è del CNR spagnolo, cioè ripresa da una presentazione del CNR spagnolo, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, peraltro, e vi fa vedere a sinistra gli ipocentri dei terremoti nei 22 anni precedenti l'attivazione dello stoccaggio, cioè l'avvio, quindi prima dell'avvio, quindi quello è naturale, diciamo così, come vedete dispersi gli ipocentri. Questo è un mese di attività dello stoccaggio Castor. Cioè, da quando è iniziato a stoccare sono partiti terremoti indotti, e terremoti che hanno iniziato a creare un po' di panico nella popolazione, che sono iniziati a scendere in piazza, e alla fine hanno chiuso il rubinetto, nel senso il governo spagnolo è intervenuto a fine settembre 2013 e ha detto: signori, è troppo pericoloso, fermatevi. La cosa interessante è che hanno fermato, questa è l'intensità dei terremoti, all'inizio erano circa 3 della Richter, diciamo così, poi hanno chiuso, dopo qualche giorno, quindi a stoccaggio chiuso, si sono verificati i terremoti più importanti, poi sono andati a scendere. Perché non è così deterministico, chiudo il rubinetto, finisce tutto, ma è un po' più complicato, evidentemente. La cosa interessante recentemente, dopo questo caso, ovviamente hanno chiuso lo stoccaggio temporaneamente, e il governo del spagnolo ha dato al Institute of Technology, il MIT americano, di studiare se potevano riaprire. Dopo qualche anno, lo potete trovare sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico spagnolo, dell'energia spagnolo, hanno fatto una conferenza stampa, lo trovate su tutti i giornali spagnoli, ne hanno parlato anche a livello italiano, anche è uscito qualcosa, perché hanno fatto quella conferenza stampa con il MIT, e il MIT ha detto: guardate, possono arrivare terremoti indotti fino a 6-8 della Richter. Al che il governo spagnolo, che era un governo pure di centrodestra, non lo dico perché tendenzialmente sono più industrialisti, diciamo così, ha detto: vabbè, fermiamo tutto, e è stato abbandonato il progetto da 1,5 miliardi di euro, e adesso non si fa più il progetto Castor. Questo caso ovviamente è molto rilevante, importante dire che è sito specifico, cioè non è che tutti gli stoccaggi fanno i terremoti, però alcuni possono creare problemi di questo genere. Lo dico perché questo è il documento originale, il decreto di autorizzazione, o meglio di valutazione di impatto ambientale dello stoccaggio Sinarca, quindi un decreto del Ministero firmato dal Ministro dell'Ambiente e dal Ministro del 2008, che dice per lo stoccaggio Sinarca che prima delle operazioni di stoccaggio il proponente dovrà concordare con la Regione Molise, con onere a collocare, un piano di monitoraggio microsismico per la valutazione della possibile sismicità indotta dall'eruzione. Quindi già nel 2008
il ministero ha detto bisogna stare attenti a questa cosa, quindi lo dicono nel decreto figura della via. La cosa interessante è che dal 2008 a oggi, soprattutto dopo Castor, la cosa è iniziata a crescere, la preoccupazione generale del mondo scientifico e anche del mondo. E quando al Treste hanno chiesto, allo stoccaggio Treste già esistente, hanno chiesto di andare in sovrappressione, cioè di iniettare a una pressione ancora maggiore per stoccare più gas, la regione Molise ha scritto una lettera in cui al ministero, in cui gli ha scritto, lo potete leggere, insomma, ve lo riassumo, ha detto guardate, la letteratura scientifica dice che possono crearsi terremoti indotti da queste iniezioni addirittura a pressione maggiore. La cosa straordinaria, mi viene da dire, che fidatevi, sta nel decreto, questo è il decreto che purtroppo ha autorizzato nel 2017 Galletti ad andare in sovrappressione, però c'è una parte prima di questa parte qui che dice la regione Molise ha detto questo, ma siccome i pozzi di iniezione stanno nel territorio abruzzese non rispondiamo neanche. Cioè una cosa che uno dice, scusi, ma il terremoto non è che c'ha il confine della regione, voglio dire. E però succedono queste cose nei decreti. Nel decreto, e qua è la cosa a me fa impazzire questa parte dei decreti di via attuali, questa parte dei terremoti indotti è stata più, come si dice, si è allargata, diciamo così, nel testo, è diventata un po' più complessa. La leggiamo velocemente. Qualora, questo è il decreto, là c'è la firma di Galletti, qualora la microsismicità riconducibile all'attività di esercizio dello stoccaggio eguagli, e quindi qua c'è l'ammissione nello Stato italiano sul decreto che ci può essere attività di sismi indotti, eguagli o superi la magnitudo Richter di 2,2, qua che manca secondo voi? Non lo dico sempre, ma che manca? Qualora superi 2,2, non c'è il tetto, cioè superi di quanto? Perché 2,2 non fa danni, 3 non fa danni, 4 inizia la gente ad avere panico, magari qualcuno si butta il successo dalla finestra e si ferisce in questa maniera, 6, 5, quant'è il massimo? Non lo dice, cioè nessuno si prende la responsabilità di dire fra 2 e 3 e 4, diciamo così. No, qualora superi, quindi ci può essere un terremoto di 6, dovranno essere adottati dal soggetto gestore responsabile tutti gli accorgimenti opportuni atti a riportare la magnitudo locale massima dei sismi a valori inferiori a tale valore del la manopola del terremoto. Cioè una follia, proprio una follia, tecnicamente proprio una follia. Sotto, e bisogna comunicare a Ispra. Nel caso però in cui il monitoraggio evidenti microsismicità con magnitudo locale superiore a 3, qui già cioè dice ancora di peggio, dice connessa con l'attività di stoccaggio sarà opportuno che il Ministero dello Sviluppo Economico verifichi che venga effettuata l'acquisizione in continuo dei dati. Uno dice scusate ma ci sono i terremoti, infatti in Spagna hanno chiuso, poi per dire che fra parentesi la cosa è pazzesca di questa cosa qui è che ammette la possibilità di terremoti anche consistenti e dice se succede devi scendere, e vabbè ma se succede 5 il morto come lo recuperi? Cioè quello è un evento il terremoto, cioè non è una cosa che tu puoi appunto gestire, una volta che si è verificato tu c'hai il problema, quindi uno dovrebbe inventare la macchina del tempo per tornare indietro e recuperare i morti o i feriti che ci sono stati. Mentre sul gasdotto Larino Chieti c'è stata la valutazione di impatto ambientale regionale dell'Abruzzo, non l'ha vista la valutazione di impatto ambientale nazionale, invece il San Salvo Biccari e il fiume Treste che abbiamo già visto hanno avuto la via, e anche il Finarca hanno avuto la via nazionale, perché dipende dalla categoria di opera, diciamo così, dalla grandezza dell'opera. Chi è che decide? Questo è un aspetto importante, cioè chi è che qual è questa commissione? Sono dei... Allora, noi per esempio per le altre opere abbiamo iniziato a vedere chi era, faceva parte della commissione via nazionale, e a un certo punto c'era una persona, abbiamo visto il curricula, c'era un certo Vincenzo Ruggero, nato a Gioia Tauro, commercialista. E uno dice, scusa, commercialista nella commissione via, uno mezzo geologico. Ovviamente no, noi lo riportiamo perché poi è stato riportato anche in interrogazioni parlamentari, così, però chiunque lo può fare questa
ricerca, abbiamo messo questo nome online e esce fuori un documento della prefettura di Reggio Calabria che ovviamente si prende le sue responsabilità per aver scritto queste cose, noi riportiamo quello che troviamo, e la relazione dello scioglimento del comune di Gioia Tauro, dove questa persona che sta nella commissione via nazionale faceva l'assessore, e scrive, lo potete leggere voi, nel Ruggero commercialista è fortemente sospettato di essere asservito alla cosca di Romagli molesti di danno per di Reggio Calabria. Poi se ne assume responsabilità, noi non facciamo assolutamente, però sinceramente che è stato da 12 anni in commissione via nazionale, sinceramente ci un po' sorprende anche, visto che tra paesi sono in prorogazio dal 2014 di membri della commissione via. Adesso il ministro Costa ha deciso di rifare il bando per come si dice, per sostituire. Ora, perché si fanno queste opere? Uno dice ci serve. Allora, il governo recentemente, Conte, è andato negli Stati Uniti per il TAP e ha detto siamo consapevoli del fatto che il TAP può dare un contributo all'approvvigionamento energetico e alla decarbonizzazione, cioè a togliere le emissioni in atmosfera, cosa abbastanza, il metano è una fonte fossile. Fra parentesi, e vi faccio vedere un articolo di Science, uno degli articoli più importanti, cioè le riviste più importanti al mondo di scienza, che ha dimostrato che il metano non è un gas, come dicono qualcuno, più verde, perché è vero che emette meno anidride carbonica quando lo bruci rispetto al carbone. Quindi teoricamente sarebbe. Il problema del metano, però, è che lungo la filiera, quindi estrazione, trasporto con i gasdotti, stoccaggio negli stoccaggi, distribuzione verso le case, c'ha delle perdite dirette, cioè senza bruciarlo, quindi si perde metano. Quando si perde metano, il metano come metano è un fortissimo gas climalterante, come diceva Riccardo, 84 volte la CO2, quindi è una forza del clima molto di più della CO2, quindi se ne perde magari di meno, se ne mette in atmosfera di meno, però è molto potente. Quindi c'è uno studio fatto al massimo livello della ricerca che dimostra che praticamente carbone e metano sono la stessa cosa dal punto di vista dei cambiamenti climatici. Quindi il metano e l'IPCC recentemente, l'IPCC sono l'ONU, ha detto, lo potete leggere, a ottobre ha fatto l'ultimo rapporto e gli scienziati, 6.000 pubblicazioni scientifiche, non gli ambientalisti, hanno detto guardate dobbiamo eliminare il metano assolutamente velocemente perché il metano è come l'anidride carbonica un gas fortemente pericoloso. Queste cose si sanno ormai, cioè stanno diventando di pubblico dominio. Una cosa importante, e qui ci hanno chiesto di lasciare le fossili entro il 2050, noi dovremmo andare, perché siamo ammazziamo il pianeta, voglio dire, non è che un metanodotto quanto dura? Perché questi pochi lo dicono. Quant'è che una vita, un ciclo di vita di un metanodotto, quant'è? 50 anni. Quindi se costruiamo il gasdotto Larino Chieti nel 2020, diciamo così, dovrà operare fino al 2070. Peccato che nel 2050 dovremmo aver abbandonato tutto. Le fossili, quindi perché si fa? Perché voglio far diventare l'Italia un hub del gas, vado a chiudere, l'idea generale è questa, cioè far arrivare i gasdotti, in particolare il TAP, quello a destra, per farlo risalire nella penisola, arrivare negli stoccaggi, quelli piccoli lungo la penisola, poi ce ne sono anche grandi in Lombardia e in Emilia, questo è il TAP. Torniamo al gasdotto Italia, perché sempre qualcuno diceva che non sono connessi gasdotto e stoccaggio. Io vi ricordo, questo è lo screenshot, cioè quindi è il documento di Gasdotto Italia che dice che SG Gasdotto Italia ha attuato in previa consultazione opportune forme di coordinamento con l'impresa maggiore, in particolare per la nuova interpretazione prevista regalata e con i promotori dei nuovi siti di stoccaggio del medio adriatico di Sinarca, lo scritto Gasdotto Italia, dice Gasdotto Italia, io faccio queste opere per connettere, e infatti ci mette pure il contatto di cartina, non è che è equivocabile, mi viene da dire. Serve agli italiani, consumiamo tantissimo gas, questo è uscito ieri il dato del Ministero dello Sviluppo Economico, lo potete consultare sul sito di GSAI del Ministero
dello sviluppo economico, i dati del consumo di gas in Italia, meno 3,3% rispetto al 2017, l'anno di picco è stato il 2005 con 86 miliardi di metri cubi di gas, adesso stiamo a 72 miliardi di metri cubi. Cioè, che vuol dire? Che i gasdotti italiani sono sufficienti, anzi sovradimensionati, perché nel 2005 hanno portato il 20% di gas in più. Fra parentesi, si stima, le stime pubbliche peraltro, di stessa SNAM, sostengono che la rete italiana può portare da 110 miliardi a 140 miliardi di metri cubi, adesso stiamo a 72, quindi quasi il doppio. Lo dice anche l'autorità dell'energia italiana, che i gasdotti italiani peraltro sono poco efficienti perché portano poco gas, quindi abbiamo una rete di gasdotti molto estesa e sottoutilizzata. Uno dice, vabbè, ma l'Abruzzo e il Molise fanno... No, in Abruzzo meno 36% all'anno di picco, che è stato il 2009, e il Molise, uno dice, vabbè, il Molise consumerete tantissimo, quindi serve il gasdotto che lo chiedi, dati sempre Mise, meno 61% rispetto all'anno di picco. Cioè, dati clamorosi, mi viene da dire. Perché si sono lanciati in questa cosa dei gasdotti? Ovviamente queste sono politiche che vengono da 10-15 anni fa, quando nell'Unione Europea c'erano dei buontemponi che pensavano, queste sono le stime di consumo di gas in Europa, all'inizio nel 2002 facevano le stime che nel 2020-2030 avremmo consumato 600-700 miliardi di metri cubi. Negli anni successivi la stima è sempre di più si è abbassata, però i progetti sono rimasti. Infatti adesso noi consumiamo più o meno sui 400 miliardi di metri cubi in Europa, quindi alla fine non c'è stato uno sviluppo, perché tutti questi ampliamenti, queste... Allora uno dice, nel frattempo le rinnovabili stanno esplodendo, queste sono la produzione rinnovabile, per dire che ci sono già le tecnologie per fare altro. L'Università di Oxford ci dice, guardate, il TAP è una stupidaggine. Faccio vedere i documenti che noi consultiamo normalmente, queste sono il consorzio delle autorità dell'energia dei paesi del Mediterraneo, quindi non noi, cioè sono, e compresa quella italiana, e dice che sugli investimenti il maggiore problema, ostacolo, è insufficient market demand, cioè l'insufficiente richiesta di gas. Abbiamo troppe infrastrutture, lo dicono pure loro, e dicono che anche noi siamo, dal punto di vista energetico, siamo tranquilli anche sul gas. Allora perché si fa tutta questa roba qui? Perché purtroppo nelle vostre bollette trovate una quota fissa sostanzialmente, anche variabile di anno in anno, e sta esplodendo questa cosa, che è la quota di servizi di rete, che è trasporto e stoccaggio. E tutti gli impianti nuovi che vengono inseriti grazie a un decreto di un direttore del Ministero dello Sviluppo Economico, se viene inserito nella rete nazionale dei gasdotti, come la Rino Chieti, entra nella bolletta e quindi viene remunerata dalla bolletta per i prossimi decenni. Trasporta gas, non trasporta gas. Viene remunerato, quindi un investimento che ha il ritorno tranquillo sulle bollette degli italiani. Guarda caso, questa quota sta aumentando sempre di più in percentuale sulla bolletta degli italiani. Qui si fa un po' tutto per questo, diciamo così. Questi sono i decreti direttoriali, quindi un semplice direttore che fa una valutazione. Sostanzialmente quello che chiedono le aziende entra nella rete nazionale dei gasdotti. Andiamo velocemente. Il ministro Costa ha detto che ci voleva la valutazione ambientale strategica per il gasdotto di Nocchieri, però poi non ha fatto atti conseguenziali, diciamo così. Faccio vedere velocemente cosa vuol dire i cambiamenti climatici. Questa è una mappa della Commissione Europea, ripeto, non cose nostre. In rosso le portate dei fiumi, la diminuzione delle portate dei fiumi in Mediterraneo. Cioè, per dirne una, cioè, gli impatti dei cambiamenti climatici saranno drammatici. Stiamo perdendo quindi la bellezza anche del nostro pianeta da un certo punto di vista, quindi bisogna combattere contro CO2, metano e quant'altro, andare a protestare. Questo agricoltore biologico, peraltro, a Ortona, ha scritto come suo contributo alla lotta, per dire come, quante cose si possono fare, non sono manifestazioni, no petrolio potando la propria vigna. Oppure il vescovo di Sulmona, che è venuto con noi in manifestazione, poi in piazza, e ecco, io che sono ateo, devo dire, forse una delle più belle cose che ho visto
arrivare in piazza Fulmona, che c'è una piazza anche storica, diciamo così, abbiamo iniziato a sentire le campane e a stormo le campane, e è stato all'arrivo del corteo, della testa del corteo, è stata una cosa veramente di una anche classe, mi viene da dire, straordinaria. E c'erano le suore che stavano con noi, c'erano anche anziane di 80 anni che però stavano nel corteo, perché è stata una cosa di popolo, veramente, la regione è scesa in piazza con noi, tanti sindaci, 54 sindaci hanno aderito con la striscia alla nostra manifestazione. È stata una manifestazione con commercio, cioè tutte una comunità, liceo aderito come liceo, per dire che le comunità, se vogliono, possono fare grandi cose, possono mettere in difficoltà chi governa e fa, scusate, delle cose non per il futuro e non per il nostro interesse, come dovrebbero fare. Però ci sono multinazionali che pesano tanto, quest'idea del gas vecchia come un cucco che serve, però i dati ormai vanno tutti in un'altra direzione. Sinceramente, le fossili, ma anche chi ragiona come i fossili, diciamo così, dovremmo lasciarli un po', sedimentare, stare lì e sconfiggerli, diciamo così, ma con le idee, con i dati e soprattutto con l'idea del nostro futuro che deve essere così. Grazie Augusto, passo la parola a Enrico Ferrante del Comitato di Discoli del Sinarca. No, scusa, come devo prendere un treno? Volevo fare un mio intervento. Prego. Potrà dirmi anche in seguito. Allora, buonasera a tutti. Sono contento di essere venuto qui stasera, perché ho imparato alcune cose. Alcune le conoscevo, molte non le conoscevo. Quindi sono davvero contento di essere venuto qui, soprattutto per le spiegazioni che mi ha dato l'ultimo relatore, che ha illustrato un po' quella che è l'evolversi del clima, anche in dipendenza del consumo energetico, nella fattispecie anche del gas. Devo fare due tipi di intervento, uno di tipo, diciamo così, personale, uno un po' più forse burocratico e amministrativo, perché certe cose bisogna chiarirle e bisogna mettere qualche puntino sulle i. Allora, voi sapete tutti che intanto sono d'accordo che progressivamente, in qualche modo, a livello non solo nazionale ma mondiale, bisognerà in qualche modo venire fuori dal cappio del petrolio e dall'utilizzo del petrolio, perché sappiamo, gli studi, quelli che ci hanno appena illustrato, ma ce ne sono anche altri, sappiamo che il nostro pianeta non ha una vita lunga se si continua su questa strada. Voi sapete che io, a titolo personale, anche come amministratore di questo comune, qualche anno fa ero partito anche su un'altra strada che era diversa da questa, che era quella dell'energia eolica. Non ci torno sopra per vari motivi. Questa, che io ritenevo e ritengo una energia pulita che non crea nessuno di quei problemi che sono stati appena evidenziati, che pare che anche sia intenzione del governo in carica attualmente di spingere, io ho cercato di realizzarla in questo comune già qualche anno fa. Ci sono state varie lotte, varie associazioni che mi hanno contestato. Alla fine la sovrintendenza ha trovato l'esistenza di alcuni siti di interesse archeologico e per quel motivo l'impianto eolico in questo comune non è stato fatto. Chiaramente quello che io potevo fare lo potevo fare in questo comune. L'associazione si sta muovendo a livello un po' più ampio, coinvolge varie regioni e porta avanti questa sua battaglia, che in parte io condivido, perché sono anch'io consapevole che in qualche modo, come ho già detto, bisogna venire fuori dal cappio dell'utilizzo delle fonti fossili. Quindi questa è come mia convinzione personale. Venendo un po' allo specifico, cioè al gasdotto che deve attraversare questo comune, volevo dire un'altra cosa. Le competenze mie, nostre e anche vostre, come cittadini sono le più varie. Cioè noi possiamo contestare, possiamo contrastare quelle che sono le politiche che vengono decise a livello nazionale e a livello globale,
E in questa, e per far questo ben vengano le associazioni che si muovono in questa direzione. Però io devo parlare adesso anche come amministratore di questo comune. Sicuramente voi conoscete, specialmente il, non mi ricordo il nome, il dottor De Santis, sicuramente esperto, conosce sicuramente meglio di me tutto l'iter autorizzativo e burocratico che è necessario per la realizzazione di un gasdotto. Per quanto riguarda lo specifico, cioè quello che riguarda gli atti che l'amministrazione comunale di Montecevone ha fatto, ve le devo brevemente illustrare e fare un piccolo riassunto. Le delibere che sono state fatte per dare il via forse non è esatto come termine, il comune di Montecevone è stato interessato per due delibere. La prima delibera del 2017 riguardava la mera richiesta di un parere di conformità urbanistica del gasdotto rispetto allo strumento urbanistico del comune. Il comune di Montecifone poteva fare due cose: dire di no, dire di sì o non rispondere. In tutte e tre le ipotesi, il parere che avrebbe dato il comune non sarebbe stato di nessun peso e non avrebbe avuto nessun tipo di esito nel prosieguo della pratica per la realizzazione del gasdotto. E specificamente detto, nelle lettere che ci sono arrivate e nelle norme, io ho un parere legale di uno studio legale dove mi sono fatto fare un po' un riassunto, uno studio su quello che si poteva fare ad oggi relativamente non all'ultima delibera, che questa è solo conseguenziale, ma alla delibera precedente, perché quella è che potrebbe avere una qualche rilevanza. Quella delibera riguardava, ripeto, solamente il rilascio di un parere urbanistico. Se non ci fosse stato il sindaco a firmare, perché per motivi particolari quel parere in quel momento lo doveva dare il sindaco come responsabile del servizio, lo avrebbe dato direttamente l'ufficio tecnico del comune e non poteva dire cose contrarie a quelle che sono, quella che è la realtà. In pratica, il gasdotto a Montecifone, per lo strumento urbanistico che c'è, non è in contrasto con lo strumento urbanistico del comune di Montecifone. E questa è la delibera che è stata fatta nel 2017. Questo procedimento è endoprocedimentale rispetto alla concessione dell'autorizzazione per la realizzazione del gasdotto. Per quanto riguarda, noi abbiamo capito che attraversava il bosco, però l'ente delegato purtroppo a tutelare la SIC, la zona SIC, la LIBA, eccetera, non è il comune di Montecifone. Queste sono competenze che sono delegate alla regione Molise e sono state valutate all'interno della procedura via con esito, da quello che ho capito, positivo, perché si è arrivati all'autorizzazione del gasdotto. Quindi il comune di Montecifone questo parere ha dato, l'unico parere forse che poteva avere una certa rilevanza era la conformità allo strumento urbanistico, punto. Il comune di Montecifone non ha autorizzato, né può autorizzare, né può bloccare la realizzazione del gasdotto. Chiedo che questo sia chiaro e che mi venga contestato da chi si è dimostrato abbastanza competente della questione. La seconda delibera, quella che mi veniva prima citata, è relativa solamente alla concessione della servitù di passaggio all'interno del bosco. Brevemente devo spiegare che una volta che l'opera è stata considerata di interesse strategico, una volta che l'opera ha avuto la dichiarazione è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, perché il decreto che prima citava il signor De Santis reca, tra le altre cose, oltre alle cose che ci ha fatto vedere, anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. In pratica, se il comune non avesse concesso il diritto di superficie, il gasdotto sarebbe passato lo stesso e saremmo arrivati alla stessissima conclusione. L'unica cosa che sarebbe successa sarebbe stata diversa la valutazione del ristoro che in qualche modo la società ha dato e dovrà dare al comune di Montecifone. Quindi ribadisco questo, il gas
Il gasdotto nel Bosco Corundoli non è stato chiesto, né è stato voluto, né è stato spinto dal Comune di Montecifone. Fa parte di un progetto che è stato valutato dagli organi competenti, che non è il Comune di Montecifone, perché il Comune ha avuto il gasdotto ha avuto il via libera anche della valutazione di impatto ambientale, che da quello che ho letto e da quello che mi dà il parere legale, tra l'altro comprende anche la VAS. Quindi, detto questo, io non sono così io ho un parere di uno studio legale abbastanza quotato nella regione Molise su questa storia, però non mi interessa, ma non mi interessa perché non è una, non sono io che devo fare. Io, siccome non sono competente, ho chiesto. Va bene, io spero che si blocchi la realizzazione, non è che ho interessi particolari, o che sono contento che si dovrà scavare per una fascia il bosco di Montecifone, questo sia chiaro. Io voglio solo che sia chiaro che il Comune di Montecifone non poteva opporsi alla realizzazione del. Perché non ha chiesto la direzione del tracciato? Perché non ha chiesto la direzione del bosco. Allora, il progetto che è stato presentato è complessivo, cioè parte da Larino e va fino a Chieti. Il progetto che è stato approvato e valutato è stato questo. Per quanto riguarda il mi chiedi cose che non sono nel mio potere, anche perché tra l'altro questa variazione di percorso abbiamo provato a chiederla ultimamente, ci è stato risposto che si sarebbe dovuto che il progetto avrebbe dovuto avere nuovamente tutte le autorizzazioni che ha avuto dall'inizio, cioè che andava ripetuta interamente tutta la procedura e che quindi loro, avendo il decreto già in mano, chiaramente non avevano nessuna intenzione di riprendere da capo tutta la procedura, che è durata più di qualche anno, che saranno 5-6 anni che va a in giro questo progetto. Abbiamo chiesto anche un'altra cosa, siccome ci sono vari modi per poter realizzare il gasdotto, uno dei modi è quello di non scavare. Io non lo sapevo. Abbiamo chiesto di utilizzare questa tecnica, che sostanzialmente consiste nello scavare una specie di tunnel in orizzontale, e che in questo modo si sarebbe potuto bypassare il bosco senza intaccarlo nella parte, diciamo così, fruibile, nella parte superiore. Quando l'avete chiesto? Ma anche questo tipo di tecnica comportava, come la richiesta di variazione del percorso, la intera valutazione, la nuova valutazione di tutto il progetto da parte di tutti gli organi che sono intervenuti per arrivare all'autorizzazione. Quindi la società, avendo già l'autorizzazione, non ha inteso neanche prendere in considerazione questa richiesta che abbiamo timidamente avanzato. Quindi vorrei che sia chiara una cosa: il Comune di Montecifone queste due delibere ha fatto, una che ha dato un parere urbanistico, ripeto, un parere urbanistico che non poteva essere diverso da quello che è stato, e ha concesso la servitù di passaggio sul bosco. Ma la servitù di passaggio, una volta che ci sta il decreto di pubblica utilità e con il vincolo preordinato allo sproprio, è un atto quasi dovuto, perché se non l'avesse concesso avrebbero semplicemente fatto l'esproprio, né più e né meno, non sarebbe cambiato niente. Grazie intanto per il confronto, diciamo così, che è sempre importante, però io ho seguito l'opera dall'inizio, mi dispiace doverlo dire, 5 comuni si sono opposti, 5 comuni abruzzesi, tutti abruzzesi, compresa Lanciano, si sono opposti con giudizi durante la valutazione di impatto ambientale durissimi, hanno fatto anche, cioè separiamo, hanno detto no sulla questione urbanistica per vari motivi, motivando, e a mio avviso anche se era compatibile il piano regolatore si poteva sollevare tutta una serie di questioni, si potevano sollevare in particolare sulla valutazione ambientale strategica, e prima questione. Seconda questione, durante la valutazione di impatto ambientale non è che solo i cittadini possono intervenire,
chiunque può intervenire, compresi enti pubblici, tant'è vero che i comuni, alcuni comuni abruzzesi, hanno scritto le osservazioni come i cittadini, cioè io ho scritto le mie, il comune con l'ufficio tecnico ha scritto le sue, contestando tutta una serie di cose a diversi livelli, alcuni volevano solo cambiare il percorso e sono stati accontentati, Bucchiano per dirne una, altri comuni invece hanno fatto osservazioni proprio contrarie proprio all'opera in generale di Lanciano, e ce la siamo giocata in comitato via. È stato un peccato perché se ci presentavamo invece di 5, 26 meno 5, 21 a favore e 5 contro, magari con le cose al contrario, magari la commissione via, siccome vado in commissione via regionale tante volte a fare le audizioni, e mi dispiace, lo dico sindaco con franchezza, mi dispiace che io che sono un semplice cittadino prendo la macchina, vado all'Aquila a fare le audizioni su queste cose, oppure a Pescara che c'è stata l'inchiesta pubblica e c'erano 80-90 persone tra cittadini normali e non c'era, se non quei sindaci diciamo contrari, gli altri non sono venuti proprio, anche se pare favorevole nel caso, cioè uno può andare lì e dire io sono contro, io sono per questi motivi ovviamente, si poteva fare un lavoro, diciamo, magari se avevate, siccome c'erano cose anche un po' complesse a volte, da parte nostra, io sono venuto due volte a Montecilfone per spiegare queste cose qui, a parte che ho visitato il bosco qualche anno fa per una festa che avevate, quindi, ma a parte questa nota di colore, ma nell'ambito della procedura di via si poteva fare tanto, si poteva premere sulla regione Molise per non fargli dare l'intesa istituzionale, che è una cosa diciamo poi difficile da superare da parte del governo, deve portare in consiglio dei ministri. Queste cose si costruiscono, le battaglie, e poi ci sono delle cose, nessuno le chiedeva di fare un atto contra legge, ovviamente, ma ci sono, però un sindaco deve, per la propria comunità può fare altre cose, come partecipare, come abbiamo fatto noi semplici cittadini e altri sindaci, alla procedura di valutazione di impatto ambientale, dicendo la propria e facendo parte, poteva informare i cittadini. Augusto, scusa più. Se ti interrompo dopo. No, però siccome ho seguito la questione... Si può fare ricorso, si poteva fare ricorso al TAR. Noi abbiamo, purtroppo non abbiamo i fondi, quindi abbiamo fatto ricorso alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comune di Lanciano lo voleva fare e mi prendo, non io, ma le associazioni, c'è stato un problema lì, perché poi succede anche questo, e ci siamo fatti passare i termini per fare ricorso al TAR come Comune, diciamo così. Poi l'abbiamo recuperato, insomma, con un ricorso alla presidenza della Repubblica. Atto dovuto. Fino a un certo punto, atto dovuto, la questione dell'esproprio per esempio, io vorrei sommessamente ricordare che noi abbiamo fatto una battaglia feroce sull'elettrodotto Villanova Gissi, e fra paesi, apro e chiudo parentesi, c'è un altro elettrodotto grossissimo che deve passare in questi territori da Gissi fino a Foggia, e vi consiglio di vederlo perché sono 400 torri da 30 metri ciascuna, quindi insomma, pure quello andrebbe visto. Noi abbiamo fatto le osservazioni, per esempio. Io lo scrivo perché io mi devo perdere tempo, scusi, all'ufficio tecnico non si può studiare le carte. Comunque, tornando lì, abbiamo fatto su Villanova Gissi un'opposizione durissima con molti cittadini, circa il 10% dei cittadini proprietari che erano sottoposti alla stessa procedura di esproprio del comune, diciamo così, si sono opposti, abbiamo fatto i picchetti, abbiamo fatto sul posto, perché poi c'era l'occupazione, siccome siamo rifiutati. A un certo punto quelli si sono presentati, i tecnici di interna, per fare l'occupazione di impegno, diciamo così. Ci siamo opposti con i cittadini e il risultato purtroppo non è stato così, perché l'opera poi si è fatta perché l'abbiamo beccata troppo tardi, purtroppo, anche noi. Il risultato però, lo dico con... diciamo che chi si è opposto almeno ha ottenuto di più di quello che aveva ottenuto prima, avrebbe ottenuto accettando subito. Questa è la realtà, non so come Gasdotti Italia sarebbe mossa in questa cosa, perché è un'altra società, però so che chi si è opposto alla fine, diciamo, ha avuto anche un maggiore ristoro, diciamo così. Piegarsi immediatamente, di solito noi ce la giriamo fino in fondo, poi si può pure perdere, però c'è anche una questione di dignità a un certo punto della comunità, non sto parlando solo del... E che se ci vediamo tutti subito, poi ce la giochiamo, a volte si vince. Noi abbiamo vinto all'ultimo giorno utile con Ombrina, con i petrolieri che volevano fare il più grande giacimento scoperto in Italia negli ultimi 20 anni, Ombrina Mare di fronte San Vito, manifestazioni di 30.000 persone, 60.000 persone, in quel caso c'era Renzi al governo, siamo andati a Roma, abbiamo fatto un macello per un giorno
abbiamo vinto una battaglia di 10 anni. Sul gasdotto stiamo lavorando, sul gasdotto su Monaco Ligneo ci sta il ricorso della la regione Abruzzo, ha negato l'intesa, la regione Umbria pure l'ha negata, perché secondo voi? E invece sul gasdotto, perché se c'è un'opposizione forte poi la politica giustamente un minimo deve tenerne conto. Là ha negato l'intesa, quindi l'ha portata in Consiglio dei Ministri, la centrale, il gasdotto ancora non è autorizzato, la centrale è stata autorizzata, ricorso di 15 comuni della regione e di molte associazioni. Poi cioè, si gioca, come so, però non giocano per niente la partita e si perde sicuro, voglio dire, se rimane addirittura in panchina. E questo proprio su questo è un atteggiamento che purtroppo mo praticamente che si può fare? Ci sono tante cose che si possono fare. Intanto scrivere all'Unione Europea, per esempio, perché la questione VAS è molto delicata, perché si potrebbe aprire una procedura di infrazione a livello comunitario. Io non ce l'ho fatta ancora a scrivere all'Unione Europea, perché poi ho un questione di tempo personale. Però è diverso se scrive non un'associazione, ma scrivono 10 comuni, un comune. Se scrivo 10 comuni è diversa cosa, se scrive 10 comuni e una regione è un'altra cosa ancora. Se scrivo 20 deputati è ancora meglio. E così via. Le cose si cambiano facendo, voglio dire, però dobbiamo fare. Sulla VAS si può fare ancora qualcosa. Sul resto è complicato adesso che c'è un ricorso, cioè che c'è un però potete fare adiuvandum il ricorso insieme con le associazioni, per esempio, con l'associazione che ha depositato il ricorso, fare il ricorso almeno ad adiuvandum, voglio dire. Cioè, quindi ci sono una serie di questioni. Io non so poi la convenzione che avete firmato voi, se prevede, perché ho visto altri comuni che hanno firmato delle convenzioni capestro, diciamo così. Anche il comune di Montesina. Che addirittura deve facilitare le opere, cose veramente, posso dire una cosa, di poca dignità, mi viene da dire. Ma non lo dico per il è proprio, noi non possiamo esprimere in questa maniera quando ci sono dei grandi affari che ci fanno sulla nostra testa, e quindi dobbiamo reagire come il livello della lotta compete, insomma, cioè non possiamo abbassare solo la testa, perché l'atto non è dovuto, la lotta no, invece è dovuta. Quindi insomma, io credo che una riflessione la dovreste fare, poi non ci dobbiamo flagellare, vediamo cosa possiamo fare, però siamo anche produttivi, siamo, cioè, perché il passato non lo possiamo cambiare fino a un certo punto, diciamo così, alcune cose si possono rivedere, noi siamo anche disponibili a vedere cosa si può fare per i comuni e delle ultime cose. Ripeto, un esposto all'Unione Europea lo può fare chiunque, sulla VAS per esempio. Perché la VAS, parentesi, perché lei l'ha detto, allora la valutazione di impatto ambientale ha compreso la valutazione di incidenza ambientale, che è stata, quindi sono state fatte. Quello che manca qui è la valutazione ambientale strategica sui piani di sviluppo di Gasdotti Italia e sull'inserimento del gasdotto nella rete nazionale dei gasdotti. Qua avevo preparato delle slide, non l'ho fatta vedere, però scusate, questo è un pezzo importante, visto che allora noi la valutazione la valutazione di impatto ambientale si fa sui progetti, la valutazione ambientale strategica si fa sui piani e sui programmi. Quindi sul gasdotto come opera singola non andava fatta, ma andava fatta quando? Prima, quando il piano di Gasdotto Italia ha deciso di dire qui dovremmo passare qui, rispetto a qui, cioè nella pianificazione. Sia di Gasdotto Italia, qui il Ministero qualche anno fa ci rispose, non su Gasdotto Italia, su SNAM, però l'opposizione era la stessa, la questione era la stessa, De Vincenti ci rispose in Parlamento dicendo che siccome sono privati non devono fare la VAS. Questa è una stupidaggine di una grandezza cosmica, perché, faccio un esempio banale, Terna, che fa il piano di sviluppo annuale di Terna, gli elettrodotti, quindi opere lineari, piano di sviluppo, Terna, che è un privato, un SPA, voglio dire, fa la VAS. Allora uno mi deve dire perché SNAM non fa la VAS e Gasdotto Italia non fanno la VAS sui loro piani di sviluppo e Terna deve fare la VAS. Questo vi posso dire, andate sul sito del Ministero dell'Ambiente, valutazioni di impatto ambientale, trovate VAS, piano di sviluppo Terna. Primo problema. Secondo problema, non ha fatto la VAS il Ministero dello Sviluppo Economico.
quando ha inserito questi gasdotti dentro la rete nazionale dei gasdotti, perché è ovvio che cambia sostanzialmente un piano dei gasdotti italiani, e là gli doveva fare la valutazione ambientale e strategica, quindi hanno mancato la valutazione ambientale e strategica due volte. Ma le hanno chiamate variante automatiche? No, 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 quello è un'altra cosa, però è quella è un'altra cosa ancora. La variante automatica, lì il sindaco qui a Montecilfone ha detto che era non era in contrasto, cioè non ha dovuto fare varianti, mi sembra. In altri comuni ha dovuto variare il piano regolatore, però c'è la legge italiana che dice che sono varianti automatiche. Su questo, quindi tolto che la VAS andava fatta sul piano, cioè quello è sicuro, cioè là su quello a livello Bruxelles vinciamo alla grande, diciamo, tranquillamente, perché lo dicono pure i documenti, le linee guida sulla VAS europea, perché deriva dalle direttive comunitarie della valutazione ambientale strategica, c'è un documento che vi potete scaricare in inglese, anche in italiano c'è, e dice che quando ci sono i privati che però svolgono funzioni pubbliche di servizio pubblico come i gasdotti e così via, devono fare la VAS i loro piani. Lo dice pure a Bruxelles, quindi più di quello, cioè credo che noi basta fare un esposto, però le procedure di infrazione purtroppo sono molto lunghe, però si può operare in quel senso. Sulle qui non c'entra, cioè se non è in contrasto col piano regolatore, purtroppo la legge italiana dice che queste opere, essendo strategiche, insomma così, vanno in variante automatica. Peccato che c'è una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2015, se ricordo bene, come l'abbiamo citata più volte, che ha sconfessato uno Stato, l'Austria, che aveva usato la stessa, una stessa legge praticamente di variante automatiche dei piani regolatori, e praticamente gli ha bocciata, perché dice che non si può eludere la valutazione ambientale strategica facendo la variante automatica di un piano regolatore per un'opera. Non si può fare, devi fare comunque la VAS. Questo lo dice la Corte di Giustizia Europea, non lo diciamo noi, è in una sentenza cristallina. Quindi, come vede, cioè, volendo e collaborando, visto che noi seguiamo queste cose da 15 anni, alcune volte vincendo, altre volte perdendo, però un po' di esperienza ce la siamo fatta e possiamo dare un contributo a tutti i comuni, a chi ci chiede, noi siamo, cerchiamo di dare sempre una mano. Due parole velocissime. Allora, diciamo che noi paradossalmente non ce l'abbiamo con l'amministrazione, cioè la nostra questione va al di là di tutto questo. Noi stiamo parlando di una riunione, di un convegno semplicissimo che poteva essere stato fatto tranquillamente prima. L'ultima delibera che è stata approvata, la delibera numero 23, è stata approvata il 1° dicembre 2018. Il convegno, in cui sempre Augusto è venuto qui, è stato fatto ad ottobre, quindi nel senso lei a dicembre non a me fa piacere se lei è informato, però la questione è che prima ci si informa e poi si approva la delibera. Invece lei ha prima approvato la delibera e poi sta parlando molto molto informato, perché alla fine vedo che parla di ZPS IBA anche in televisione, quindi sono abbastanza contento. L'unica cosa, il parere legale. Allora, il parere legale che lei ha chiesto non mi risulta che l'abbia chiesto lei, innanzitutto perché nell'albo pretorio non risultano entrate o uscite di richieste di pareri legali. Il foglio che lei ha letto quassù è indirizzato da parte dell'avvocato Ruta al Consiglio Comunale dei Guglionesi, infatti se ce lo fa vedere tranquillamente possiamo vedere che il Comune di Montecilfone non ha chiesto nessun parere legale, e il foglio che ha letto qui è del Comune di Guglionesi. Quindi non ci venga a dire che lei ha fatto innanzitutto un parere legale, ha chiesto innanzitutto un parere legale, e poi qualcosa si può fare, quindi mettiamoci d'accordo, perché da qui dobbiamo uscire con un'idea concreta, con un qualcosa che può essere fatto per evitare che il metanodotto attraversi il bosco Corundoli. Una variante, noi siamo contrari al gasdotto. Varianti non sostanziali, addirittura questa sarebbe migliorativa, mi viene da dire, non è che devono fare per forza, cioè è un po' a giudizio della commissione via regionale se è sostanziale o non sostanziale. È chiaro che se su 113 km tu cambi 10 km è sostanziale. Se tu cambi 1,5 km, cioè l'1% del tracciato, non è detto che sia, è anche migliorativo, diciamo così,
non è detto che sia sostanziale, quindi non deve rifare tutto l'iter, diciamo così. Io lo dico perché l'hanno già fatta, quando hanno scoperto la cosa archeologica, hanno fatto già delle, rispetto al decreto di via, hanno già fatto 5 varianti non sostanziali. Ne tracciamo una di 700 metri, una di 600-700 metri. Beh, la prima è Monticifone Montenero, che c'è il vincolo. Quindi hanno già fatto delle piccole varianti, poi ripeto, non sa noi decidere se è sostanziale o non sostanziale, però in questo caso sarebbe anche migliorativa, è difficile sostenere che sia sostanziale di pubblicare tutto. Insomma, dimostri con i fatti di essere contrario alla realizzazione di quest'opera. Credo che insomma l'intervento di Augusto sia stato da questo punto di vista estremamente chiaro. Io concludo anche parlando un po' delle peculiarità del bosco, diciamo, tanto per farci rosicare, come si dice a Roma, ma semplicemente perché, vabbè, mi conoscete, insomma, sono Eric, più o meno sapete anche il valore e l'amore che ho dato per questa comunità, ma proprio per il bosco stesso. E io come discolo del Sinacca, anche se sono legato a tantissime situazioni a livello ambientale con altre tantissime associazioni non solo molisane e non solo a livello ambientale, perché mi occupo anche della sentieristica CAI e anche sul bosco ho provato con referenti nazionali a capire come non poter devastare i sentieri che abbiamo creato in dei progetti che sinceramente Franco, io pensavo che erano lungimiranti quei progetti che avevamo cercato di lanciare con l'aiuto di tutta la comunità, io non ero solo, e quindi abbiamo creato delle condizioni ideali per un turismo che il bosco poteva dare come volano alla comunità, e intendo non solo come bellezze a livello naturalistico e faunistico, perché il mio motivo è, prima di tutto sono con tutto quello che si dice, anche perché l'iter è palese, che è stato un iter palese anche su questo discorso della VAS. Quindi io cerco di chiarire la mia posizione, anche perché al di fuori di qualsiasi ambito politico non siamo qui a fare speculazione politica, siamo qui a salvare il bosco, perché vi parlerò anche degli aspetti adesso del bosco, ma non perché voi non li conoscete, ma perché in realtà non c'è stata quella lungimiranza nel portarli avanti, perché in realtà questo è un IBAS, siamo in un contesto di ZPS che è una delle più importanti della regione Molise. Questo è l'IBA 125 Biferno e c'è un contesto di avifauna abbastanza particolare. Allora, i SIC sono i SIC che passeranno sulla linea nostra, sono 8 sul Molise, e purtroppo noi abbiamo provato a inserirlo come SIC tempo fa, anche Franco non era nell'amministrazione, però ricordo che una decina di anni fa è stato inserito anche come valutato proprio come SIC, è limitrofo a un SIC, ma all'interno della ZPS noi troviamo una avifauna molto particolare del bosco. E comunque, riconducendo solo un'ultima parentesi dei motivi del no, perché tutto avete capito benissimo, questo CAS noi non lo toccheremo manco minimamente, poi a prescindere sono opere inutili, cioè noi vogliamo andare verso un'economia green, vogliamo cercare di cambiare e sovvertire queste abitudini anche nostre quotidiane nell'uso dei combustibili fossili, oppure non voglio, o aspettiamo il punto di non ritorno che purtroppo non è oggi ma era ieri. Io lo dico perché sono consapevole dei danni ambientali che ci sono. Comunque, a prescindere da questo, dall'esclusione della VAS, le critiche dell'IVI, io questo critico, cioè come discolo è una critica proprio all'iter di approvazione per la violazione palese della direttiva europea sulla VAS, e già l'abbiamo detto e lo ripeto ancora. Quindi il MISE che fa? Fa variare d'imperio tutti i piani esistenti, e quindi compresi i piani regolatori, e come dicevamo le chiama in varianti automatiche. Ma a prescindere da questo, abbiamo anche detto che la Corte di Giustizia afferma che è un iter illegale profondamente. Ritornando su Corundoli, tanto per essere chiari, dove siamo? Cioè, non so se siete andati mai su Google, io ogni tanto vado fuori dai miei discorsi, ma perché conoscendo bene l'area, guardandola anche in maniera dronica, se andiamo su Google Earth, cioè vediamo che c'è un piccolo cuoricino, clamorosamente io non me ne abbiate con qualcuno, però il vero miracolo del bosco è il bosco stesso. Quindi il bosco va tenuto in maniera sostenibile, sensibile,
ci vuole anche forse una sensibilità adatta per queste aree naturali, perché poi ci nascono scempi che io non so più a citare gli scempi. Comunque il miracolo è il bosco stesso. Ora vi faccio capire perché. Dove è posizionato? Tornando da Google Earth, vediamo questo cuore, poi si chiama Corundoli e c'è la forma del cuore, cioè di più non ci potevano dire dall'alto. Insomma, è collocato in un ambiente in cui l'agricoltura è intensiva, lo sappiamo benissimo, la fa la padrona con i pesticidi. Questo è un piccolo serbatoio di biodiversità che conserva innumerevoli specie floreali e botaniche di interesse conservazionistico, ma non solo, perché a livello faunistico, vi ripeto, essendo una ZBS e quindi essendo interessata a una particolare avifauna, ora me lo confermerà anche Augusto, abbiamo la presenza di diversi volatili importanti, tra cui io sto cercando anche di fare gli studi, purtroppo sono un appassionato di botanica, ma non è che cioè mi occupo anche della fauna, e quindi a livello di flora sì, però la fauna ho studiato anche tutto quello che è presente sulla linea del metanodotto. Cerco di essere veloce, però voglio farvi capire quante specie importanti, interessanti, perché abbiamo detto i SIG hanno da direttiva la 92-43, se non sbaglio, la 93-92 della CE, della Comunità Europea, tutela questi habitat perché ci sono delle condizioni botaniche di interesse, esatto, mentre il ZBS per quanto riguarda la fauna e la fauna soprattutto, giusto? Sì. E quindi in questa ZBS che troviamo? Allora partiamo insomma dai rapaci più importanti, che sono dal nibbio reale al nibbio bruno, ma io quello che voglio, l'attenzione che vi voglio rivolgere è sul falco lanario. Allora, quando noi andiamo a intaccare degli habitat, perché non sto parlando solo di corundoli, poi ci ritorno, su tutta la tratta, verrà attraversato anche su dei piccoli calanchi, su delle aree rupestri e quindi su dei valloni, dove il falco lanario, che vi voglio far capire, il falco lanario è una specie ombrello. Sotto il falco lanario, giusto, la posso chiamare specie ombrello, dipende anche. E quindi sotto abbiamo anche il bruno e il reale. Però quello che vi voglio dire è che questa specie ombrello, diciamo come la chiamo io, è abbastanza nidifica esclusivamente su parete. Allora, questo ha un alto valore perché la direttiva va conservato. È una specie rara, come lo zingolo capinero, che è un altro che si occupa, cioè si trova solo nei cespuglietti e nelle aree boschive. Il capinero è raro e in diminuzione. Un altro che sta scomparendo è la monachella, e la stiamo perdendo. Poi c'è un altro da direttiva che è importantissimo, anche se non si trova a Corundoli, ma sarà interessato per esulare, è la ghiandaia marina. La ghiandaia marina praticamente nidifica, poi clamorosamente nidificheranno tutti tra aprile e giugno-luglio, e quindi proprio quando l'opera partirà. Noi questo qui ci crea anche dei disagi, perché nonostante questo perderemo dei volatili rari che andranno a nidificare nelle zone dove verranno interessate dagli scassi. Quindi questo è un discorso poi legato anche a interessi faunistici particolari, sono da direttiva, non è che lo sto a dire io, cioè me lo sto dicendo che sto studiando proprio perché mi interessa queste cose, però è per tutelare un ambiente fantastico. E al di fuori di questi serbatoi di biodiversità ci sono delle reti ecologiche. Se noi distruggiamo questi habitat, queste reti ecologiche, il bosco di Monte Cilfoni in questo contesto sarà veramente, ma veramente intaccato in maniera irreversibile, perché voi dovete capire che poi le specie che sono presenti su queste reti ecologiche vanno a diminuiamo gli habitat. Allora noi dobbiamo salvare gli habitat, o li dobbiamo distruggere, stiamo distruggendo. Allora invece per quanto riguarda, io anche sulla geologia purtroppo mi trovo un po' impreparato, però lo sappiamo tutti dove siamo. Siamo su un dente di gesso, il bosco è proprio una zona in cui è avvenuto anche un avanzato calzismo che ha creato questi inghiottitoi e queste, e così concludo sui volatili. Per quanto riguarda questi gessi, che voi sapete, questi gessi hanno una formazione pure abbastanza antica, si parla di 8 milioni di anni fa, legati alla crisi, la famosa crisi del Mediterraneo, in cui le placche europee e africane si toccarono e qui praticamente l'acqua iniziò a evaporare. Infatti questi gessi si chiamano, sono delle rocce vaporitiche, proprio per questo sono attaccati dalle acque meteoriche che creano questi inghiottitoi che sono assolutamente
dei paradisi. Io adesso abbiamo difficoltà, avevo preparato delle slide, non so se le riesci a... perché puoi girare lo schermo così facciamo rendere conto, perché ne parlerò fra pochissimo di questa pianta, concludo su inghiottitori, perché allora i gessi in Italia sono ambienti tutti preservati e logicamente fino all'occhiello dell'Emilia Romagna, la Sicilia hanno costituito anche dei parchi proprio dei gessi, quindi i gessi per l'1% del territorio italiano ci sono i gessi, ce l'abbiamo anche noi, non li riusciamo a difendere, sono corridoi ecologici e quindi sono zone rifugio perché all'interno degli inghiottitori non solo si creano delle sorgenti ma ci sono anche dei particolari, qui andiamo anche sugli insetti, ci sono alcuni insetti ancora 10-11 specie di chiropteri, perché non lo sappiamo, i chiropteri sono i pipistrelli e dove ci sono i pipistrelli c'è salubrità dell'aria, noi se andiamo a intaccare anche questi ambienti a livello geologico creiamo delle difficoltà anche per preservare queste specie faunistiche che ancora non conosciamo, quindi noi prima di tutto non sappiamo neanche ci abbiamo sotto ai denti, lo vogliamo conoscere, lo dobbiamo valorizzare in questo modo, cercare di crearci quell'indotto di cui vi parlavo io. Quella pianta è abbastanza particolare perché quella pianta ha prima di tutto un significato molto importante per, non so se nessuno, se qualcuno lo sa, però forse in pochi lo sanno, ma è il simbolo della comunità albanese quella pianta. Io ho fatto anche delle ricerche, diciamo, etnobotaniche, ma non sto qui a portarvi avanti la sacralità e la spiritualità di quella pianta. E torniamo al miracolo, io insisto sul posto e sul miracolo, perché quella pianta, non ve lo dico, però è molto sacra e viene anche usata in delle manifestazioni e delle piccole ricorrenze, anche qui a Montecitfone e nei paesi vicino. Questa pianta è molto localizzata, una pianta rara, una pianta che è un endemismo in Italia, che ha nei suoi punti a livello di limitazione coreografica, si chiama, il Molise è uno degli ultimi punti. Nel bosco sono stati trovati tre radure dove si esprime tantissimo questa pianta. Allora, questa pianta ha un valore fuori dal normale, perché per quanto mi riguarda io non l'ho trovata, cioè la troviamo anche sui gessi superficiali anche in zona di Montecitfone, però nel bosco ha un valore in più perché crea degli ambienti differenti all'interno del bosco stesso, si apre solo, si manifesta e si esprime rigogliosamente. Io vi volevo far vedere praticamente questa pianta ha solo degli ambienti particolari, nel bosco si esprime solo nelle radure, quando ha delle luci, la luce insomma arriva una fioritura abbondante. Per andare oltre non solo questa pianta, ci troviamo in un bosco assestato di cerro, roverella, ma ci sono ambienti particolari e molto molto delicati per quanto riguarda anche gli anfibi e i rettili, no, voglio finire perché le devono sapere cose che c'hanno nel bosco, ci devono entrare proprio dentro nel bosco, venire a vedere la raganella italiana, venire a vedere il tritone crestato, queste sono rarità, cioè nessuno se ne sogna, poi magari a qualcuno non interessa, non fa niente, io le devo dire perché un giorno non le posso più dire, non ci sarò più per difendere il bosco e a questo punto voglio essere impattante anche su questi discorsi. Allora, se devo concludere dico così, l'isola di biodiversità che abbiamo oggi in questo bosco, noi contestiamo tutta l'opera, sia ben chiaro, però se prendiamo questi lembi di biodiversità, queste zone rifugio, come le chiamo io, per le piante presenti, per diverse situazioni che si incastrano tra fauna e flora, come corridoi ecologici, noi perderemo la biodiversità presente nel bosco, che attualmente è il 76%, e non è poco, da conservare. L'ambiente del bosco è l'unico e l'ultimo che abbiamo verso il mare, perciò vi dico, aprite la pagina da Google Earth e vedete verso il mare che cosa c'è. Non ci sono boschi così, di così grandi dimensioni, stiamo perdendo questi habitat. Io perché parlo della flora e della fauna? Perché distruggendo questi habitat, perciò citavo anche la parte ornitologica legata alle pareti dove va il falco lanario, se noi gli distruggiamo questi habitat non rivedremo più queste specie né all'interno del bosco né fuori. Ora, l'attenzione nostra era rivolta anche sul bosco, ma l'abbiamo preso come punto di simbolo della nostra
nostra lotta, proprio perché abbiamo oltrepassato i limiti, e pure se Franco non c'è, lui lo sa che comunque ha fatto una cosa che non doveva fare, perché ci poteva pensare, come ha detto Augusto, anche a cercare una soluzione, cosa che non è stata fatta. SG e ogni amministrazione comunale, diciamo che sono un po', cioè sono, non dico privati, però comunque vengono fatti a quattro occhi e i contratti sono scritti comunque principalmente a mano, il che significa che paradossalmente più è abile il politico a ottenere soldi e più insomma più abbiamo un tornaconto. Paradossalmente noi abbiamo svenduto il bosco per soltanto 70.000 euro, questa è una cosa abbastanza ridicola, possiamo dire. E in più, concludo prima dell'intervento, voglio dire soltanto una cosa, da qui usciamo sicuramente più informati tutti quanti, e l'unica cosa importante da dire è che noi comunque siamo a disposizione sia delle persone che vogliono insomma qualche chiarimento in più, e sia a disposizione dell'amministrazione comunale se avesse intenzione insomma di revocare la delibera. Io penso che dopo questa riunione qualcosa può cambiare. Mauro Bravuti, se ci sono domande, scusate che l'orario, insomma abbiamo un po' divagato, non è colpa nostra. Sì. Allora, io innanzitutto ho visto Mauro Bracuti fa parte del comitato. Io sono un geologo, mi presento, sono professore a scuola media e ho insegnato anche ai ragazzi dell'università quando ero giovane. E volevo integrarmi sulla sua cosa, sulla valutazione dei gessi. Sicuramente il collega, cioè l'altro, non mi ricordo, Augusto avrà già parlato di questo. C'è una cosa abbastanza seria, grave e pericolosa, perché questo elettrodotto dovrà passare in una zona ad altissimo rischio di frana. Dici sì, ma ci sono gli studi, ci sono quelli che chiamano il PAI, cioè il piano dell'autorità di bacino. Volete farmi due risate? Dove sta, salendo all'Arino c'è una frana? Secondo il PAI, quello dove è venuta la frana non era zona a rischio. Che cosa voglio dire? Che questo PAI è sempre una cosa statistica, nel senso che loro hanno cercato, perché io me le sono guardate le carte, di far passare l'elettrodotto tra le frane, ma il problema è che se viene la frana l'elettrodotto viene coinvolto lo stesso, il gasdotto, scusate, è l'emozione, già prevedo questo nel futuro, praticamente quello che è successo 2 anni fa, non so se se ne ha parlato Augusto, a Pineto, no, a Giulianova, praticamente è successo che una pioggia, smottamento, cavi elettrici sopra, è successa una bomba, letteralmente una bomba. Si vedeva dall'ospedale di Atri, che sta a 50-70 km, non da, quanto è, 30 km, 20 km distante, si vedeva questa fiamma altissima che era esploso l'elettrodotto. Avrei già detto che il vento fortunatamente tirava dall'altro lato. Noi in Molise stiamo peggio di loro, perché basta guardare le strade. Ogni giorno facciamo le strade in Molise, io pure ogni giorno vado a lavorare, ho paura quando fa freddo e piove. E devono buttare soldi su delle opere che non serviranno a nessuno, perché sono delle cose di preistoria, perché la nuova storia non saranno più le energie fossili, sono delle riserve e vanno conservate. Molte cose non quadrano proprio, però in particolare volevo dire una cosa sui gessi. I gessi sono soggetti a voragini, perché sono delle rocce tipo il sale, sono rocce vaporitiche, tipo il salgemma. Quelli scavernano perché l'acqua li scioglie, non ci vuole neanche la benzina, il solvente o l'acido, l'acqua. E devono far passare questo benedetto elettrodotto, gasdotto, poi parliamo anche dell'elettrodotto perché sarà uguale, dei gessi, perché poi gasdotto e elettrodotto combinati sono micidiati. Sì, ma uno brevemente, perché ci sono anche altri 2 interventi, se no non facciamo in tempo. Ok, no, era solo questo.
bagnati. I gessi sono rocce che scavernano sotto, fanno delle caverne, si sciolgono con l'acqua e prima o poi c'è la voragine. Hanno valutato tutti questi sottosuoli? Secondo me no. Si possono prendere... Grazie Mauro. Sì, non volevo intervenire, avevo suggerito a Eliano di sottoporre il problema, che è semplicissimo. Prima e dopo il bosco c'è un mondo di privati e proprietari dei terreni su cui deve passare il gasdotto. Avete pensato anche a loro di sensibilizzarli in qualche modo? Possono anche loro fare qualcosa per evitare? Se vogliamo, ci avete pensato? Allora, si contattano, si chiede se vogliono aderire al comitato, se si fa un comitato a parte, in modo da avere ancora pressione in più. Sono suggerimenti. Qui abbiamo un esponente sempre del comitato, Antonio De Blasis. Grazie Gianchi. Qui abbiamo un esponente, Antonio De Blasis, del comitato, che diciamo anche lui si trova in questa situazione perché ha un terreno privato nella quale sta cercando di combattere contro questa società. Buonasera a tutti. Allora, praticamente funziona così, che la società propone dei soldi per la servitù di passaggio, dà un anticipo, spiega in grosso modo come sarà il progetto e offre dei soldi subito, facili. Se la persona fa il precontratto, firma questo precontratto, però il giorno dopo va a incassare il 70% dei soldi dal notaio, non può fare più nulla. Se non incassa i soldi dal notaio, può ancora fare qualcosa, ma a me risulta che l'unico che non abbia firmato nulla sono io. Quindi... Questo è motivo d'applauso, non per quanto riguarda i privati, ma per la tenacia che ci sta mettendo. Allora, questo... è un momento difficile, quindi quei soldi fanno comodo, a parte che poi nessuno sa con quali, quanto valutino veramente la servitura di passaggio, nessuno dice quali sono le tabelle, loro sono dei cacciatori d'affari, si sanno vendere, fanno, alcuni promotori sono gentili, educati, altri sono molto aggressivi, ma poi sono dei venditori. Quindi allora, chi magari si fa convincere, chi magari cede per interesse, va bene, però non c'è stato nessuno che si sia veramente voluto informare, si sia preso il tempo di informarsi, di ok, anche se io magari dico ok, io voglio dei soldi, quanto mi date? Mi state pagando il giusto oppure mi state dando un piatto di lenticchie? E sono stati abbastanza convincenti, quindi la maggior parte hanno, ognuno per i propri motivi ha scelto di accettare. Quindi praticamente quelli che hanno firmato, hanno preso una parte dei soldi dal notaio, non potranno fare più nulla. Chi ha firmato solo per contratto, non ha ritirato i soldi, potrebbe fare qualcosa, chi non ha firmato nulla può arginare momentaneamente il percorso, fare, essere una bella, avevo bisogno d'aiuto quando sì. Arriverà il momento. Questa è la grazie situazione. Grazie Antonio per la... C'era il signore che voleva intervenire. In realtà, tipo, ieri mi ha chiamato uno di Lanciano, un proprietario che voleva sapere come opporsi, perché si può opporre con tutta una procedura. Noi sull'elettrottovirano agisti forse potremmo fare anche un incontro, se volete, con un perito che ha assistito i proprietari sull'elettrottovirano agisti, che è successo un finimondo là, cioè nel senso è stato, cioè i nostri attivisti sono stati querelati, hanno fatto però abbiamo vinto a tutto, per tutto, tranne purtroppo quell'opera si è fatta. Però diciamo che hanno rallentato di molto, perché l'occupazione andavano a picchettare, insomma tutta una serie di questioni, ha rallentato diciamo un pochino il percorso, diciamo così, quindi un po' conviene. Però su quello c'è bisogno di forse fare un incontro un po' specifico, se c'è rimasto un po' di persone, appunto a Lanciano mi hanno chiamato l'altro ieri, voleva sapere una persona come opporsi. È oneroso, da un sacco di fatica, però effettivamente almeno qualcuno... un simbolo, diciamo così, dovessero partire i cantieri, forse sarebbe diciamo una buona cosa anche per far diventare un caso nazionale, insomma così, questo senza fare cose troppo strane, diciamo così, però si può fare qualcosa in maniera anche legale, assolutamente. Grazie. No, sarò brevissimo, anche perché a parte non volevo poi
una resegna, voi ne siete pochi, ma io sono abituato a parlare con pochi. La prossima volta però faccio una mozione d'ordine all'inizio, perché bisogna capirsi se è un convegno, se è un'informativa, se è un tavolo tecnico, qualcosa bisogna capirlo prima, perché sennò io l'ho detto dall'inizio, ho detto chiunque ha intenzione di fare domande può venire da me. Fammi finire questo concetto perché poi me ne vado, perché sennò diventa un problema, nella misura in cui io immagino che l'argomento, essendo caldo, ognuno può dire qualche cosa e poi dal tavolo si è tenuti in qualche modo a ribadire alcuni concetti. Allora bisogna capire, o si fa il giro e alla fine si portano le conclusioni, se è una sorta di convegno. Se invece è una giornata di lotta, come io immagino che siano tutte queste iniziative, allora lì il problema è di diversa natura, si alza chiunque, parla, dice quello che dice, parla sull'altro, ci si scontra e via dicendo. Questo è il distinguo. Poi, insomma, veniamo al dunque e così chiudiamo. Mi dispiace che non c'è più il sindaco in paese, ma se c'è una cosa che mi piace venendo qui è non aver trovato le ore, quello che noi siamo riusciti a fermare, quello che doveva devastare questa zona, evidentemente noi siamo stati capaci di anche di fermare quei signori che vanno in giro con le valigette, perché così è, e noi li abbiamo trovati, e noi li abbiamo combattuti, e noi siamo stati minacciati, ma non importa, perché ripeto, c'è un punto preciso che bisogna capire quando si inizia un'azione di lotta. Cosa si vuole? Si vuole mediare? Si vuole acchiappare il massimo? Si vuole acchiappare il minimo? O non si vuole quello? Perché se questa sera qui e gli amici che vengono da fuori hanno intenzione di non accettare questo tipo di opera, allora non ci sono compromessi che tengano. Non vado al rilancio per ottenere il massimo, che significa anche su 120, perché 20 può essere anche tanto su 100. Io personalmente non vado a chiedere 20. Rispetto a delle opere che sono ritenute dalla cittadinanza dannose per una serie di motivi che non sto qui a dire, ma sono state dette, lì si pone il veto. E non c'è nessuno, questa è una mia convinzione personale, non c'è nessuno al di là della volontà popolare. Ma la domanda è, c'è volontà popolare? Perché se un'iniziativa come questa la prima sera magari ha trovato anche, come dire, una sorta di interesse, e poi però ne facciamo altre 20, perché una cosa del genere non la fermi perché ti alzi la mattina e tu sei più bello e fermano quell'opera, e ne fai altre 19, e alla 19esima tu trovi 3 persone, evidentemente la comodità, il fatto di rimanere a casa o comunque di disinteressarsi è più forte dell'interesse che quello di non farlo. Allora su queste cose bisogna capirsi. Io non sono un tecnico, io non farò mai quello che fanno gli amici, per quanto ho sempre rispettato la linea di chi fa i ricorsi al TAR, ricorsi al Capo dello Stato, ricorsi all'Unione Europea. Sono assolutamente a fianco di questi amici. Ma quando queste strade vengono portate avanti, ce n'è una sola che può dare il tempo per dare a tutti gli altri di fare meno: la protesta. La protesta sui posti. Io al posto del sindaco, che mi viene a dire che lui non poteva opporsi, certo, il sindaco e dei tanti altri sindaci che questa sera non ci stanno, a parte un amico che prima era accanto a me, che questo è un altro problema serio, perché se c'è un'iniziativa come questa non ci sono i rappresentanti dei cittadini. Ci mancherebbe, figurati. La cosa che ci inorgoglisce è che, che non sono presenti per altri motivi, non per motivi. Certo, avranno i motivi di incontrarsi con quelli che devono far passare il gasdotto. Sicuramente sono motivi più esigenti e più comodi per certe strade. Ma ripeto, quando gli amici così puntuali portano avanti iniziative così importanti, c'è dall'altra parte un gruppo che deve essere anche nutrito, se possibile, che deve bloccare le cose, deve dare il tempo che i ricorsi vadano, perché se no le opere non cominciano. E allora va da sé che c'è il gruppo che fa questo, ma va da sé che ci deve essere la volontà popolare di bloccare queste cose. Per quanto mi riguarda, che vengo da Isernia, ma non mi sono fermato mai sui percorsi e sui confini di regione, e vi dico, mettete a disposizione la mia figura, però fatelo nella misura in cui avete veramente intenzione di fare questa cosa, perché io, se fossi il sindaco, se fossi un gruppetto di questo paese,
La prima cosa che farei sul tracciato che deve passare nel bosco, costruirei le prime tre casette di legno, andarci a fare attività, poi voglio vedere che me la tocca. Vi ricordo solo un fatto per i più giovani e quelli che hanno l'età come me forse la ricordano. Nei mondiali in Germania degli anni 70, mondiali di calcio, il villaggio olimpico, non so se mi spiego, il villaggio olimpico, c'è una cosa che non può fermare nessuno. Un signore c'aveva una catapecchia, non sono stati capaci di fargliela levare. E tutto il villaggio olimpico ruotava intorno a sta catapecchia. Noi ci troviamo di fronte a un bosco che fa tremare i polsi per bellezza, in uno scenario ambientale che è straordinario, e noi veniamo ancora a parlare con un'amministrazione che mi dice che si voleva fare l'eolico. E lo dico agli amici che forse non hanno seguito la strada dell'eolico, e chiudo. Non c'è su questo territorio molisano una percentuale più alta del 10% di tutte le paleoliche che sono state collegate alla rete. Il che significa che se ci sono 500 pale, 470 non sono collegate alla rete. Allora significa che è soltanto un affare, un business. Rispetto a questo c'è una sola possibilità. I cittadini si mettono sul posto. Il cittadino non può essere spostato. E se viene spostato si commette un delitto contro la persona, non ultimo contro l'ambiente. Grazie. Bene, diciamo che abbiamo finito, ci scusiamo per l'ora perché purtroppo si è fatto tardi, però grazie mille per la vostra presenza.